Ciao a tutti ragazzi, sono Red e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, questi due video che sto registrando adesso già li avevo fatti, però poi dopo per problemi mi si sono cancellati dal telefono, quindi li registro. Uno è il mercato che farei, e questo mercato che farei ragazzi è il più difficile da fare a mio parere, perché ho dovuto praticamente rifare tutta la squadra. Di chi sto parlando? Sto parlando dello Spezia, che ha cambiato pure allenatore, ovvero Gotti. Come obiettivo ho messo sempre la salvezza, con modulo il 4-2-3-1, e come budget parto da un più 10 milioni, perché secondo me con Gotti lo Spezia spenderà. Partiamo subito dalla porta. Dalla porta lo Spezia approva del Zoit e Zomko. Ragazzi, qua io non ho fatto nulla, perché tante volte che lo Spezia magari ha fatto il risultato, ha fatto punti preziosi, è il merito di Provedel. Quindi io qua tra i portieri non cambierei nulla. In difesa lo Spezia ha Nicoladu, Capradossi, Hristkov e Bertola. Bertola lo mando in prestito e vado a prendere per 3 milioni Nuntink, che andrebbe a sostituire Erlich, che è finito il prestito ed è tornato a Reggio Emilia al Sassuolo. Quindi con Nicoladu, Capradossi, Hristkov e Nuntink e il bilancio a più 7, andiamo ai terzini, dove qua lo Spezia ha Resa, Ferrer, Amian, Vignali, Holm e Colombini. Vignali lo vado a vendere 1 milione e Resa lo vado a riscattare per 2 milioni e Holm lo presto e poi basta. Quindi con Ferrer, Amian, Resa e Colombini il bilancio più 6, andiamo a centrocampo, dove lo Spezia qui ha vi ricordo che il mercato che farei è il mercato che farei io, non il mercato che farò lo Spezia. Quindi se lo Spezia ha venduto maggiore, a me non me ne frega, perché è il mercato che farei io. Quindi abbiamo Maggiore, Bastoni, Scher, Burabbia, Berleston, Hornvig, Sala, Kivior, Leo Sena e Nguyamba. Ma Nguyamba lo presto. Sala andrà via parametro 0. Berleston lo presto. Burabbia lo vendo 1 milione. E Scher lo presto. Quindi con Maggiore, Bastoni, Korvig, Kivior e Leo Sena e il bilancio a più 7, andiamo sulla tre quarti, dove abbiamo Verde, Ghiasi, Agudelo, Colli, Kovalenko, Podgura e Anno, Sa e Sanca. Allora, Agudelo, Colley, Kovalenko gli finiscono il prestito e ciao. Verde, Ghiasi, Podgura e Anno e Sanca mi li tengo e vado a fare altri due acquisti, che sono Felix Afenayan dalla Roma in prestito e poi a parametro zero Juricic. Quindi con Verde, Ghiasi, Podgura e Anno, Sanka, Fenayan e Juric e il bilancio più 7, andiamo sugli attaccanti. Noi abbiamo Antiste, Nzola, Strelec, vabbè, Maz, Salcedo e Manai. Salcedo e Manai finisce il prestito. Strelec, vabbè, lo presto. E Malz lo vado a vendere 1 milione. Abbiamo ancora 8 milioni. Vado a prendere Bonazzoli, 8 milioni. Quindi con Antiste, Zola e Bonazzoli nel bilancio a 0, andiamo a vedere la formazione. In parte abbiamo Provedel con Zoet e Zomko in panchina. A destra abbiamo Mian con Ferrer pronti a subentrare. I due centrali Nuntink, Nicoladu e con Capradossi e Hristkov pronti a subentrare. A sinistra abbiamo Resa con Colombini pronti a subentrare. In mezzocampo abbiamo Bastoni e Maggiore con Kivior, Korvig e Sena pronti a subentrare. Sulla tre quarti abbiamo a destra Verde con Sanca pronto a subentrare. A sinistra Ghiasi con Pondurannu pronto a subentrare. In mezzo abbiamo Juricic con Afenayan pronto a subentrare. E in avanti abbiamo Bonazzoli con Zola e Antiste pronti a subentrare. Con Antiste che può giocare anche a sinistra.
Comunque ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi!